Benvenuti, oggi sono in compagnia del professor Anton Giulio Mancino. È un piacere, insomma. È un piacere averla come ospite. Lei, Mancino, insegna semiologia del cinema e degli audiovisivi, cinematografia digitale, storia del cinema all'Università degli Studi di Macerata. Sì. Ecco, io partirei, come già stavamo parlando qualche minuto fa, telecamere spente, dal cinema in generale, quindi cercando un po' di definire quest'arte, che viene comunemente intesa anche come settima arte. Quindi io intanto partirei da questo. Che cos'è il cinema nella sua struttura ontologica più profonda e perché viene conosciuto, viene chiamato con il termine settima arte? Quali sarebbero le sei arti che lo precedono? Non vale, cioè mi fai le domande difficili che devo adesso ricordarmi le altre sei. Allora, esatto. Rispondo alla domanda in generale, penso che il cinema abbia un vantaggio sulle altre arti, quello di coniugarle, di essere una specie di piazza in cui convergono, quindi una delle cose che spesso si sottovaluta del cinema è che per affrontarlo bisogna conoscere un po' anche tutto ciò che c'è prima ed essere in grado di tener testa a questa concomitanza di arti che trovano poi una sintesi chimica. Non so se è una buona risposta. Sì. Sembra seria. Sì. Lei deve rispondere secondo come ritiene opportuno, no, e secondo il suo pensiero, ovviamente. No, no, ecco, penso che sia questo luogo di convergenza che crea qualcosa di unico, è un'esperienza unica che fa tesoro di tutto ciò che c'è stato prima. Quindi nel cinema c'è un po' la danza, il teatro, la musica. Bisogna avere la percezione che ci siano altre cose contemporaneamente, cioè la maniera peggiore di affrontare il cinema è di partire dal cinema per arrivare al cinema. Insomma, il cinema assorbe, riassorbe tutto, quindi avere una cognizione di causa esterna è molto proficuo. E quindi la nascita Devo del cinema, io, ma guardi, io questo è un dilemma che mi attanaglia ogni volta che intervisto delle personalità, perché guardare troppo lì ovviamente è una mancanza di rispetto nei confronti dell'ospite, guardare troppo l'ospite è una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico, ma insomma okay, lei faccia come capita. Quindi la nascita del cinema va in qualche modo ascritta a questa necessità di condensare, di mettere in simbiosi arti che precedentemente alla nascita del cinema erano disgiunte, sconnesse. Sì, beh, oddio, il cinema all'inizio ha avuto proprio, all'inizio, secondo me, fino ai nostri giorni, ha avuto sempre un po' il problema di essere, appunto, di venire in coda, quindi di non avere uno statuto artistico consolidato. Un po' il cinema si difende ancora dalle altre arti, cerca in qualche modo di essere qualcosa di più culturale rispetto allo spettacolo, all'intrattenimento puro, però, insomma, è una battaglia che dura da più di un secolo ed è un po' più avanti rispetto a quando ha cominciato a ingaggiare questa battaglia. Lei con questa affermazione, non sapendolo, ha anticipato una domanda che le avrei fatto fra qualche minuto, l'ho anticipata, ed è proprio il concetto di intrattenimento applicato al cinema, cioè mi spiego. Solitamente quando si pensa ad un museo, quando si pensa ad un romanzo, ad una biblioteca, quindi a un luogo in cui si vive, si fa esperienza di un altro genere di arte, quindi non di quella cinematografica, si pensa ad un qualcosa di serio. Vado a teatro, cioè il teatro è qualcosa di impegnativo. Vado ad ascoltare un concerto di musica da camera, richiede un certo tipo di conoscenza. Leggo Proust, insomma, per immergermi in Proust devo avere non solo tanto tempo, ma anche un certo tipo di profondità, di intelletto, eccetera. Bene, che facciamo stasera? Mi annoio. Andiamo al cinema, così passiamo una serata divertente. Cioè a me sembra, e qui ovviamente sto affermando il mio pensiero, dopo lei mi dirà quello che pensa, che il cinema sia associato spesso ad un qualcosa legato all'intrattenimento, legato al piacere, ma che appunto elimina quasi a priori la possibilità di un pensiero. Non mi riferisco ovviamente a chi, come lei, si occupa attivamente di cinema, a chi scrive di critica cinematografica, ma al pubblico, cioè l'approccio che mediamente il pubblico ha con il cinema è legato ad una concezione basata sul divertimento, cioè vado al cinema non per pensare, vado al cinema per divertirmi. Ecco, lei è d'accordo con questa interpretazione? Come la vede e come la collocherebbe? Sì, insomma, si va al cinema per passare la serata, prima, dopo la pizza, a seconda delle necessità, ma il cinema nasce come intrattenimento e diventa, secondo me, casualmente anche una forma d'arte straordinaria.
però la sua vocazione di base è l'intrattenimento, l'arte è una specie di situazione imprevista che però si è manifestata anche in certe epoche in maniera consistente con certi autori. Io naturalmente sono convinto che sia arte, cioè, è inevitabile, però le condizioni della fruizione cinematografica sono sempre quelle un po' del passatempo. Certo, se tu vedi un film di Antonioni, adesso Bergman, facciamo vedere, qualcosa. insomma, che siamo molto colti, ecco, di Bergman, Deserto no? Rosso di Deserto Antonioni. Rosso, certo, lo Certamente non lo vedi, guardi per intrattenimento. non solo, ma soprattutto devi vedere una copia ottima, di qualità eccelsa. Allora, man mano che ti avvicini alla qualità proprio dell'immagine e del suono, allora lì ti rendi conto che c'è qualcosa di straordinario. Adesso per far scendere un po' il livello, cioè per dare un'impressione, cioè per dire Semplice, semplice. la stessa cosa però con un film diverso. A me è capitato recentemente di acquistare un cofanetto in Blu-ray americano di un film di Lucio Fulci che si chiama Lo Squartatore di New York, no? Quindi Dell'82. vedete il Deserto Rosso, Lo Squartatore di New York, c'è proprio una continuità, New uno proprio York li prima. Ripper. Sì, esatto, cioè uno li confonde alla nascita proprio questi film. Insomma, però la qualità di quel Blu-ray americano è talmente eccelsa che uno rimane molto colpito dall'opera d'arte, cioè parliamo di un film di genere abbastanza forte, cioè abbastanza spinto, però in realtà poi Lucio Fulci, che era il regista di questo film, che era anche appassionato di arte, lo vedi se la qualità della visione è molto alta, lo vedi che ci sono dei valori artistici indiscutibili, e parliamo appunto di un film estremo, estremamente di genere, nessuno Il terrorista direbbe. dei generi, no? Come Esatto, l'hanno avete vedo definito. molto preparato su Lucio Fulci, No, ma bravo, io, mi piace proprio. molto, Fulci è Ok, un allora, quello è grande un caso, poi figuriamoci se ho detto Non sei trasformare questo. un'interrogazione, perché magari No, no, potremmo. no, però Per no, mi fa molto simulare piacere il terrorista, ho detto potremmo giusto. simulare un'interrogazione, io sono No, 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 abbastanza non mi preparato. permetterei mai. E per dirti, quindi, anche quando vedi, che ne so, Satiricon di Fellini, o Deserto Rosso, Il Settimo Sigillo, in copie eccelse, valide sul grande schermo, ma anche sul piccolo schermo, allora ti rendi conto che è un'altra cosa, cioè l'intrattenimento è anche proprio piacere artistico, le due cose poi non Sì. sono, non vanno in disaccordo, cioè, è bello vedere una cosa bella, fa piacere, diverte vedere una cosa eccezionale, rimani a bocca aperta. Sono perfettamente d'accordo con lei, ecco, solo che secondo me questo divertimento andrebbe unito, associato, cosa che culturalmente non è poi così diffusa come nel cinema, anche alle altre arti a questo punto. Quindi andare a vedere Cézanne. Che bello, andare a vedere Matisse, che bello, c'è un'esperienza piacevole e ricca da un punto di vista anche intellettuale. Ecco, allora il Sì, io toglierei cinema. solo l'anche, perché insomma il piacere, insomma, gli occhi si divertono quando vedono una cosa esteticamente Quindi lei in eccelsa. qualche modo connette il piacere con quell'elemento che io disgiungo che è l'elemento intellettuale. Lei li congiunge, cioè è una cosa talmente bella Piacere, che mi fa provare piacere in facciamo un contemporanea. altro esempio, se io vedo Avengers Endgame, quello è un film molto bello, insomma, è un'opera d'arte, diciamo che è chiaramente concepito più per il grande pubblico, ma questo non toglie nulla all'artisticità del prodotto. Diciamo che certi film includono e certi altri film escludono, ma è soltanto per un difetto, diciamo, di partenza. Insomma, se noi avessimo un pubblico di spettatori che in prima serata ai grandi capolavori del cinema internazionale, soprattutto del cinema italiano, se noi andiamo a Firenze, noi i monumenti di Firenze, le vediamo, le basiliche, il campanile, li vediamo se andiamo a Roma. Allora, perché la TV pubblica non trasmette in prima serata la delle biciclette, sussurri e grida? Se questo avvenisse sistematicamente, noi avremmo degli spettatori molto esigenti, che peraltro lo Sono pienamente sono. Poi, d'accordo. quando qualcuno va a vedere l'ultimo degli Avengers o un film Marvel, Transformers, insomma. sì, in qualche modo coglie qualcosa di estremamente ben fatto. Certo, se ci fosse anche un'offerta, anche la possibilità di recuperare qualche film che non è esattamente dell'ultimo anno, dell'ultima stagione, questo avverrebbe molto più naturalmente, anche in ragazzi insospettabili, molto giovani. Che problema c'è? Cioè, un bambino può vedere
ladri di biciclette a 5-6 anni, perché no? E la TV pubblica che in qualche modo diseduca. Questa ecco, responsabilità secondo lei? Sì, perché si pensa che non faccia audience, magari non fa audience. Ecco, all'inizio. Per esempio mi viene in mente, ho capito che questa conversazione con lei è così piacevole ma anche fluida, quindi è così, mano a mano che gli argomenti vengono io chiedo, insomma lei risponde, è molto piacevole. Ma fatto venire. Non mi ricordo ancora le altre sei arti che precedono la settima. Facciamo finta che questa domanda non gliel'ho fatta, alla prossima intervista ricominceremo. Ma cercando un pallottoliere. Allora, mi viene in mente adesso il tema della noia. Ecco, visto che lei comunque ha parlato della televisione, appunto, che avrebbe di fatto questa responsabilità, perché effettivamente se noi la sera vedessimo film di un certo spessore, adesso Bergman, Antonioni, Fellini, anche un Polanski, insomma un qualcosa anche appunto di recente, registi viventi, noi potremmo abituarci a nuovi linguaggi, potremmo abituarci a nuovi colori, nuove immagini, a qualcosa per noi di inedito. Ecco, una delle cose che contraddistingue oggi il grande pubblico, parliamo a livello statistico, ci sono sempre le eccezioni, è l'idea, che ovviamente è indirettamente inculcata, e poi arriveremo anche a questo tema quando le chiederò sulla semiotica o semiologia del cinema. Tanto non ci saranno più visualizzazioni. Non ci saranno, però intanto per quelli che rimarranno le farò questa domanda. Il grande pubblico tende per lo più ad associare la noia a tutti i film che sono tendenzialmente considerati lenti, laddove il lento, secondo me, non è ciò che annoia, ma è ciò che ti permette la riflessione. Se noi pensiamo a un Malick è un regista non lento, più che lento. Se noi pensiamo ad un regista come Lynch non è lento, è più che lento e più che snervante nell'ottica di questi soggetti. Ecco, allora, non stiamo assistendo ad una ipervelocizzazione, ovviamente, della società, ed opera assodato questo dato, che si riflette poi anche nel cinema. Citavo prima Transformers, ma in generale il cinema di Michael Bay, Snyder, questo cinema molto veloce, molto rapido, molto immediato. Allora, se il cinema, e vale per tutte le arti, ma ora con lei sono qua a parlare di cinema, parliamo di cinema, si velocizza e quindi in qualche modo si disintegra, perché il cinema velocizzandosi non ha più il tempo per la costituzione di una fotografia di un certo tipo, dello studio di quello che è anche il soggetto, della sceneggiatura. Cioè, lei citava appunto Fulci, ma penso ad un altro grande che, su cui poi volevo chiederle, ma insomma, anticipiamo tutto, Mario Bava del cinema italiano. Questi erano registi che si muovevano con due soldi. Cioè, Mario Bava ha girato La maschera del demonio, Operazione Paura, veramente con due lire, con quattro cartoni, due attori, tra l'altro anche riciclati all'interno dello stesso film. Cioè, e vado alla conclusione, se tutto si velocizza, se non c'è più la necessità di doversi impegnare e anche di avere a disposizione del tempo per farlo, per creare il proprio prodotto, come faceva Bava, Fulci, ma come hanno fatto in realtà tutti i grandi registi agli inizi e non, che ne è del cinema? Non è che forse stiamo andando nell'epoca del post-cinema o comunque stiamo creando una sottocategoria di cinema? Ma sulla velocità, sai, bisogna un po' intendersi. Allora, da cosa nasce la noia? Uno pensa che la noia nasca da un film cosiddetto che non capisce, difficile. Invece non è quello il film che ti annoia. Il film che ti annoia è quello di cui tu riesci a prevedere gli sviluppi. Quindi se sei più veloce tu del film, il film ti annoia. Allora, quando invece un film è, tra virgolette, incomprensibile, vuol dire che pone uno stop allo spettatore, va più veloce il film. Se io guardo Deserto Rosso, io non lo comprendo immediatamente, cioè non riesco a prevedere i suoi sviluppi, quindi io non mi annoio, va più veloce di me. Resto ammirato, lo vedo tutte le volte che serve. O Persona di Bergman, mi stavo vogliamo citare. La famosa scena iniziale di Persona. Bellissimo. Cioè, il film è molto più veloce di te e questo lo rende non noioso, e quando io comincio a prevedere la struttura narrativa, cioè quando il film scorre, uno dice ah, questo film è velocissimo, talmente veloce che posso anche non vederlo, e quando ti prende in contropiede, quando proprio ti impone un'interpretazione che è più veloce di te, quindi la noia nasce
alle volte anche dai film veloci, perché sono prevedibilmente veloci, tu sei più veloce, sai che vanno a quella velocità, tu quindi acceleri, ingrani una marcia ancora più consistente, quindi questo è un po' il problema. Io penso che i grandi film che continuo a vedere e rivedere sono quelli che non sono mai riuscito ad afferrare, quindi esigo che siano così, Buñuel. E poi chiaramente, scusi l'interruzione, riuscire ad afferrare, che non si intende, tra virgolette, banalmente capire la trama, ma cioè riuscire a sviscerarne l'essenza più intima. Citava una persona, è un pretesto per la trama è un pretesto, anche perché se noi pensiamo a film anche complessi, intricati o comunque che hanno dei colpi di scena, in realtà la trama, anche nel Lynch dell'Inland Empire, che non ha trama di fatto, cioè, in realtà la trama la puoi sempre in qualche modo ricavare, anche un Mulholland Drive, la trama, se vuoi, più o meno forzatamente, la puoi sempre ricavare. Quindi comprendere il film soltanto sulla trama è un po' una limitazione, è un po' un accontentarsi in questo senso. Quindi bisognerebbe andare oltre. E allora arrivo alla domanda che volevo farle proprio sulla semiologia del cinema. Intanto, c'è differenza fra semiotica del cinema e semiologia del cinema? Adesso mi fai una di quelle domande, io direi che probabilmente c'è anche una differenza, però io però sostanzialmente no, io starei a non sottilizzare, queste sono differenze accademiche. Diciamo che la partita, la posta in gioco, ecco, mettiamola così, è quella di procedere sempre ad un'analisi e ad una interpretazione di quello che si sta vedendo, cioè bisogna accettare l'idea che quello che abbiamo di fronte sullo schermo è qualcosa che richiede un'interpretazione, quindi chiamiamola poi come vogliamo, però è un atteggiamento che dobbiamo avere di fronte allo schermo, che è un atteggiamento di intelligenza, perché poi noi come spettatori siamo dei rimbambiti, nel senso siamo lì bloccati in una sedia al buio, quando si crea la situazione cinematografica, cioè è una cosa senza senso, cioè l'unica cosa che possiamo vedere è questa illuminata che abbiamo di fronte, enorme. Allora, per fare una cosa così stupida è bene che ci sia una posta in gioco molto alta, la posta in gioco è non ripetere le cose che stiamo vedendo come se stessero avvenendo sotto i nostri occhi, quindi cercare, come dire, un significato, un'essenza, un qualcosa che ci porti oltre, perché tanto gli occhi ce li abbiamo, ci possiamo affacciare alla finestra, cioè la realtà certo, sotto gli occhi ce l'abbiamo. Se facciamo una cosa così stravagante come lo stare al buio di fronte a uno schermo illuminato, che ci sia un buon motivo. Un po' come quando vai in un museo, cioè in un museo stranamente ci sono davanti ai quadri delle panche, non sono lo spazio a che per servono, il picnic, esatto, sì. E che ti ci siedi e più lo guardi e più lentamente scopri, cogli cose, ecco, dovrebbe avvenire con il film. E tra l'altro il fatto che un'opera d'arte sia minimalista nei suoi contenuti non significa che abbia meno significato. Sono persone che si mettono all'Ermitage 2 ore ad ammirare la danza di Matisse. Ma la danza sono 4 figure stilizzate, ma il processo ermeneutico interpretativo va molto in profondità. Non è qualcosa, appunto, come accennavo qualche istante fa, legato a ho capito la trama. Infatti un'altra cosa molto diffusa nel cinema, e non solo nei thriller, come comunemente si pensa, è non ho capito come va a finire. Cioè, come se l'obiettivo sia capire come va a finire, cioè capire che il sesto senso ti parla di uno che in realtà al sesto, settimo minuto muore e alla fine, ah, posto, ho capito. E tutta la parte semiotica della incomunicabilità, della difficoltà intergenerazionale, eccetera, venisse meno. Cioè, non fosse importante, non è importante. L'importante è capire che il protagonista in realtà era morto, no? Ho capito, che bello. Però è limitata questa. Certo, magari se adesso l'hai spoilerato, non so se hai fatto. Guarda, io considero il sesto senso. Questa se la possiamo tagliare. Insomma. No, ma il sesto senso penso che più o meno tutti l'abbiano visto, e magari consiglio a chi non l'ha visto, che ha avuto la sfortuna di avere questo spoiler in faccia, di guardarselo magari fra 2 o 3 anni, che se lo sarà già dimenticato. Vabbè, io già che l'hai citato, io penso, ecco, che prego. La cosa più importante di quel film sia quella battuta, vedo della gente morta. E non sanno che sono morti. A me capita continuamente, se io ho questa sensazione, non è il sesto senso, è proprio la realtà. Infatti il significato semiotico è proprio quello, un po' come ricollegandolo a un'altra pellicola, secondo me molto simile, anche se per certi aspetti differente, Essi vivono di Carpenter. Certo, ho appena comprato la maschera per Halloween, proprio
Essi vivono di Carpenter e... Non so se la potrò mettere, intanto l'ho comprata. Intanto c'è la maschera. Sa che a Lockout Comics quest'anno non si va e quindi... Sì. Insomma, mi ero già attrezzato. Guarda. Essi vivono e in qualche modo forse secondo me il film che contiene una delle critiche più potenti contro il capitalismo. Cioè una delle più potenti secondo me per quello che ho visto io finora, tra le più potenti. Žižek, ecco, non mi veniva il cognome, lui proprio lo utilizza all'inizio di un suo libro come modello critico, insomma, proprio Essi vivono, dei live, dei live. Dei live, 1988. Quello che hai detto, ma io sono un po' fissato, professore, perché io... Ti vedo sugli horror abbastanza. Sugli horror, sì. È cominciato Bergman, questa cosa. Sì, beh, Bergman, a parte L'ora del lupo, non ha fatto horror, a parte L'ora del lupo e basta, insomma, non ha fatto horror. Io mi sono innamorato del cinema in realtà abbastanza recentemente, diciamo circa 4 anni fa. Poi a suon di 3-4 film al giorno, letture, studi, riviste cinematografiche, ho approfondito proprio per quello che le dicevo, perché il cinema, se viene in qualche modo spogliato della riflessione, diventa solo intrattenimento senza autocritica, secondo me si perde un pochino. E poi un'altra domanda, diciamo l'ultima generica, poi ci addentriamo. Poi ci sono le altre. Poi le altre ovviamente è difficilissima. Allora, se io vedo un quadro, penso che l'artista del quadro sia il pittore. Vedo una scultura, l'artista è lo scultore. Vedo il film e posso pensare che l'opera è stata realizzata da chi? Da un regista, che è vero, ma è vero in parte. Perché c'è il direttore della fotografia, c'è il montatore, c'è lo scenografo, c'è lo sceneggiatore e così via. Ovviamente gli attori. Quindi la natura ontologica dell'opera d'arte cinematografica è polivalente. Cioè è un'opera unitaria, ma se io dovessi... Questo l'ho capito. Ma se io dovessi dare il merito... No, se io dovessi dare il merito... Perché abbiamo il pubblico che ci sta osservando, che voi non vedete, ma sono c'è tanti, sono tanti, ma stanno ovviamente tutti distanziati nel rispetto delle normative. Comunque, a parte questo, noi siamo effettivamente un pessimo esempio. No, noi abbiamo testato il nostro essere, abbiamo fatto il tampone, abbiamo fatto tutto qua. Comunque, a parte questo, allora la polivalenza dell'opera cinematografica la mette nella condizione di non essere riconducibile ad un solo artista. Cioè, se io vedo il quadro è del pittore, se io vedo un'opera d'arte cinematografica, è vero che poi la firma il regista. E quindi, bene, io vedo quel film lì, vedo il Edward Mani di Forbice e Tim Burton. Sì, ma oltre a Tim Burton c'è tutta la parte dietro, il montaggio, eccetera. Quindi come si può collocare in questo senso il film? Da un punto di vista ontologico, quindi qui è una domanda un po' tra la filosofia e l'estetica. Noi stiamo parlando comunque di un film per comodità discorsiva, diciamo, il regista, no? Un film di Martin Scorsese, un film di Tim Burton. Ovviamente in quei casi parliamo di autori che accentrano molto il proprio ruolo di registi, cioè nel senso non è che non lo riconosce un film di Tim Burton, effettivamente è proprio suo Edward Mani di Forbice, tutti lavorano per lui, ma quando in generale, visto che tu facevi una domanda più di carattere generale, quando siamo di fronte a un'opera cinematografica noi per comodità nominiamo l'autore, però poi stiamo parlando del film, a meno che non stiamo cercando la coerenza di quel film dentro un percorso d'autore, allora diventa ancora più opportuno nominare l'autore. Però chiaramente un'opera è un tipo di opera d'arte o di prodotto culturale collettivo, è chiaro che lavorano tutti, però è un unico risultato quello che si raggiunge, quindi se non litigano tra di loro, se non sono in disaccordo, lavoreranno al meglio per il risultato finale, che uno, che comunque sia è uno. Quindi noi, se non dobbiamo per così dire studiare le varie categorie che danno vita a questo prodotto artistico, dobbiamo comunque nominare qualcuno, nominiamo il regista, certe volte è più il film di un attore, se tu vedi un film con John Wayne e anche un film di John Wayne. O di Alberto Sordi o di Marilyn Monroe, posto che ci sono alle spalle Billy Wilder o chi per loro, a seconda del discorso che noi stiamo facendo poi assegniamo la titolarità che è quella che ci riguarda. Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, un altro tema che poi è associato a questo, alla concezione sempre a livello popolare, perché appunto noi partiamo dal metodo deduttivo, no? Dal grande al piccolo, ecco,
Un'altra cosa che io ho riscontrato nel grande pubblico, parlando di cinema con molte persone, è che spesso... Tutto negli ultimi 4 anni. Sì, negli ultimi, sì, ho fatto un sacco di cose, infatti in 4 anni sono riuscito a fare veramente tanto, 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 e alcuni film anche a vederli 3-4 volte, quindi nel senso approfondire, diciamo, in estensione, ma anche poi anche in profondità. Cioè, solitamente il regista non è molto noto, a me capita di parlare con persone che mi dicono il mio attore preferito è Mel Gibson, il mio attore preferito è Leonardo DiCaprio. Poi se gli dici, non so, Cronenberg, non lo conosco, James Cameron, no, Titanic, sì. Cioè, in qualche modo il filo conduttore non è, forse sì, il genere un po' di più rispetto al regista, però il 90% è l'attore. Cioè, come se l'attore sia quello che costituisce effettivamente l'opera d'arte, mentre invece, secondo me, anche qui, mia visione, mio parere, l'attore al servizio del regista, sono degli attori che, penso a Nicolas Cage, che con De Palma, Omicidio in diretta, Cuore selvaggio di Lynch, altri film, grande, e in altri film, secondo me, molto mediocre, idem per altri come Brad Pitt. Sono quegli attori che sono molto anche citati, valorizzati, che però effettivamente hanno prodotto delle performance abbastanza altalenanti, vuoi per il ruolo, vuoi però anche per il regista, poi ci sono anche registi, come lei sa molto meglio di me, che non vanno poi così d'amore, d'accordo, e non si fanno amare dagli stessi attori. Allora, vabbè, questa cosa del regista è un po' più recente, insomma ci sono delle epoche della storia del cinema in cui si memorizzano più gli attori, dei registi. Diciamo che fino a qualche anno fa era più frequente anche che venisse nominato il regista, e ancora alcuni registi vengono nominati in relazione ai film, per esempio un film di Quentin Tarantino, credo che si pronunci, mia figlia mi corregge sempre, infatti ho sbagliato anche adesso, sia riconoscibile, ci sono degli autori in qualche modo che sono ancora riconosciuti, Tim Burton, l'abbiamo citato, si va a vedere un film di Tim Burton perché è di Tim Burton. Sì, sì. Gli attori sono ritornati invece da un po' di tempo prevalenti nella riconoscibilità del film, cioè del resto loro ci mettono una faccia, cioè si fa prima a riconoscere un film attraverso ciò che si vede piuttosto che ciò che non si vede. Poi se i film diventano prodotti collettivi, non hanno una loro fisionomia artistica, è inevitabile che l'aggancio diventi d'attore. Però non ci vedo niente di sbagliato, l'importante è che si riconosca l'opera, in qualche modo la si agganci. Poi se lo si deve studiare è chiaro che il filo conduttore più facile da seguire è quello del regista, però ripeto, ci sono gli studi sul divismo, si possono studiare anche i film attraverso i compositori, i film attraverso gli scenografi o gli sceneggiatori. L'attore però lo noti subito. Il genere lo noti subito, poi le serie televisive ci hanno anche molto abituato a non riconoscere il regista, c'è il creatore, questa è una domanda anche interessante. Il creatore della serie, la trama, il genere, gli attori, se vedi Gomorra non troverai molte persone disposte a dire Stefano Solli, Claudio Giovannesi, certo. Francesca Comencini, bravissimi. E, insomma, riconosci più Salvatore Esposito, Marco D'Amore, perché insomma sono lì, li vedi, è anche comprensibile. Ecco, visto che citava tra l'altro grandi scenografi, insomma nella Macerata abbiamo Dante Ferretti, no, perché magari qualcuno non lo conosce, vincitore di 3 premi Oscar, quindi è per pubblicizzare anche un po' il territorio, perché appunto magari se fosse un regista sarebbe molto più noto, cioè uno scenografo. E per esempio di Ferretti mi ricordo la meravigliosa, forse la più bella fra quelle che ho visto, scenografia delle avventure del barone Munchausen di Terry Gilliam, che è qualcosa di favoloso, non so se ha presente la scena della Venere, riprodotta la Venere di Botticelli, che è qualcosa che si rimane a bocca aperta. Comunque poi magari arriveremo anche a parlare di Gilliam, vedremo, perché in realtà qui insomma il tempo comincia a stringere, io ho tante domande, ma adesso andando appunto, seguendo nel metodo deduttivo, quindi un po' il cinema in generale l'abbiamo detto. Abbiamo detto cos'è, abbiamo detto che cosa fanno questi registi. Però non abbiamo detto, appunto, no, l'abbiamo solo accennato, ma diciamolo bene. Il critico, perché abbiamo parlato di cinema, di semiologia, di semiotica del cinema, però il critico sta un po' in mezzo, tra la semiotica e il cinema. Il critico analizza. E qual è il rapporto fra il critico e il grande pubblico? Cioè io immagino che oggi chi va a vedere un film prevalentemente
non va a leggere delle recensioni critiche, non va a leggere su un sito specialistico, su una rivista, non compra il Castoro Cinema o quant'altro, ma anche perché non c'è più, si affida appunto, no, vari libri usati in biblioteca, qualcosa che riesce a recuperare. E, ma che cosa fa? Parla magari con l'amico. Ah, ti è piaciuto quel film? Ti è piaciuto Annabelle? Andiamo a vedere Annabelle, per carità. Vabbè, comunque, ecco, io penso questo, no? Quindi il critico non solo le chiedo di che cosa si occupa banalmente, forse questa è un po' la cosa più semplice, ma qual è il rapporto fra il critico e il grande pubblico, considerando che questo grande pubblico ascolta sempre meno il critico, e forse specialmente i più giovani non sanno nemmeno poi cos'è il critico, lo vedono qualcosa di ampolloso, ma che era il critico. Il critico purtroppo ha perso molto spazio, dico purtroppo, ma anche un po' per fortuna, insomma, un po' se la meritano questa emarginazione i critici, perché hanno un po' esagerato nell'ergersi al di sopra del film. Io, come dire, l'ho fatto, lo faccio ancora, però una cosa di cui mi sono accorto negli anni, quindi chiedo venia per tutto ciò che è accaduto prima, esprimere delle valutazioni o positive o negative che sono insignificanti tutte e due, cioè la cosa che il critico dovrebbe fare proprio in una situazione di crisi come quella attuale è di capire, quindi spiegare il film com'è, non come vorresti che fosse, cioè tu vai a cinema come qualsiasi spettatore con una mappa mentale delle aspettative. E ovviamente si che non è il territorio, come si dice, no? Sì, no, che in quanto critico ci aspettiamo che abbia più termini di paragone, più elementi, più argomenti, però di fatto confronti il film che vedi con quello che vorresti che fosse, e questo è sbagliato. Quindi diciamo che oggi, in una fase molto critica del critico, cioè il critico è come se non ci fosse, è così. Anche perché ce ne sono poi tantissimi, ormai sono quasi blogger, quasi tutti hanno il loro... Cioè chiunque, fondamentalmente chiunque. Scimmiottano i vizi dei critici. Ecco, oggi come oggi a maggior ragione potrebbe il critico ritrovare il suo ruolo, che è quello di mediatore, cioè di persona che studia il film, lo interpreta per quello che è e anche lo rivela all'autore, cioè in qualche modo il critico, se fa fino in fondo il suo lavoro di analista proprio, scopre qualcosa che magari giustamente l'artista non conosce, non deve conoscere, perché lui l'opera d'arte l'ha fatta. Quindi se fosse del tutto consapevole dei significati o delle possibilità significative del film, non riuscirebbe a creare, sarebbe bloccato, sarebbe paralizzato. Il critico deve, come dire, eliminare tutti i vecchi elementi, strumenti di giudizio, perché sono le cose che proprio cascano come le foglie secche, sia quando sono positivi che quando sono negativi. Quando il film, tra virgolette, non ti piace, magari non ne parli proprio, e va benissimo, se ne devi parlare o ne devi scrivere è perché vuoi capire com'è e far capire com'è, far parlare l'opera. Sì, ma cioè, facendo anche un lavoro, ripeto, di interpretazione, anche quando è invasivo il lavoro di interpretazione, purché tu abbia da dire qualcosa in più di quello che l'opera ti dice. Anzi, il critico dovrebbe dire qualcosa, ripeto, in più, cioè se tu interpreti il film dicendo cose che però il film te le fa già vedere, certo. Cioè pensi di averle dette tu, ma mi sembra che siano evidenti nel film. Se le analizza, citando altri film, devi scoprire qualcosa in le più. Analizza la classe operaia va in paradiso di Petri, dicendo il film rappresenta l'oppressione della classe operaia. Sì, però è talmente palese in questo senso, cioè è talmente evidente, talmente palese, talmente sì insomma sì. Devi dire qualcosa che non vedi immediatamente sullo schermo. Quindi diventi uno un po' che la rivela questa cosa, facendolo però con molta responsabilità, non se ne per la tangente. E qui mi ha fatto venire in mente un'altra riflessione, perché io nel vedere i miei film, nell'analizzarli anche, è quello che in realtà, molto umilmente, senza mai aver fatto pubblicazioni, cose varie nel cinema, in realtà ho sempre fatto, andando oltre spesso ad alcuni pareri critici, che per esempio in qualche modo riducono il significato di film, di certi film, a qualcosa legato solo all'intrattenimento e niente più. Faccio un esempio concreto. Uno dei miei registi preferiti, diciamo, ne ho molti, ma diciamo uno di questi è John Carpenter. John Carpenter, caso, sono sempre gli horror. John Carpenter, sai che ti sei fatto 4 anni di horror, però, non solo, 2-3 Berg, no, prevalentemente horror, ma non solo.
poi citeremo anche altri, non mi sono fermato, anche Terry Gilliam, insomma, Polanski non l'ha fatto solo loro. Comunque, ecco, un Carpenter nella letteratura critica, perlomeno quella che mi è capitato di leggere, viene solitamente considerato un regista di serie B. Così, un regista, sì, carino, però non c'era. L'altro giorno leggevo un libro, che ora ignoro il nome, è una storia del cinema pubblicato da Mondadori, con la foto in copertina bellissima di Cary Grant, non mi ricordo l'autore, ma sicuramente lo conosce, e niente, dice Carpenter non ha prodotto, sì, Carpenter ha associato anche ad altri come Craven, sempre nell'horror, ma anche Cronenberg, tutte cosette un po' così di serie B. Mentre invece io leggo profondi significati filosofici che vanno al di là del mero dato immediato. Ecco, c'è un film come Il seme della follia del 94, che per me è un po' il suo capolavoro, sì, rientra un po' nel filone horror, ma lì è metafisica, gnoseologia, cioè lì c'è il signore del male, una riflessione che spazia dalla fisica teorica a Dio, alla religione, al divino. Cioè sono film pregni di filosofia, non meno, e so che sto dicendo una cosa forte, di un Bergman, ovviamente in maniera differente, con strumenti differenti, con linguaggi differenti, non in bianco e nero, ma siamo di fronte per me a dei significati altrettanto profondi. Poi c'è anche una dimensione legata alla propria sensibilità. E ci sono, io ho letto molte classifiche, che molte, ma veramente molte, il film più bello della storia, Il Padrino, in quasi tutte le classifiche, che è un capolavoro, secondo me anche, però per me, nella mia sensibilità, non è il più bel film del mondo. E per dire che poi c'è un discorso che ha a che fare molto con, in questo senso, con la sensibilità, quello che diceva lei, cioè saper cogliere quei messaggi che magari in un primo momento si fa difficoltà a cogliere. Ed è la sorte, e arriviamo così un po' nello specifico, qualche regista, partendo dall'horror, visto che, come ha capito, mi piace particolarmente, ed è quello che è avvenuto a registi italiani, come Fulci, come Bava, che non sono quasi mai ricordati, e spesso non sono neppure conosciuti, ma dai vari Tarantino, insomma, anche Barton e quant'altro, sono stati osannati, citati, celebrati. Anche lì non si è riusciti a cogliere la profondità, non si è riusciti a cogliere l'innovazione, la capacità di un regista che è stato un pioniere nei generi, insomma, Maschera del Demonio, Reazione a Catena, il primo slasher, insomma, cioè parliamo di registi molto avanti, molto intelligenti, molto profondi, che però non sono riusciti a qualche modo nel grande pubblico a imporsi. Ma non so, questo sinceramente però valeva fino a qualche decennio fa, ormai è cambiato tutto. Insomma, Zizek cita Carpenter, credo che, anzi, Carpenter è tanto di serie A, ormai Carpenter non è neanche più attivo come regista, credo che l'ultimo film sia il 2000, The World in Reparto. Sì. Cioè, credo che siano stati ampiamente sdoganati da tempo. Il problema è che è quello poi dell'indifferenza totale per tutto il cinema. Io credo che non è più questione di serie A, di serie B, è che sono proprio tutti in panchina. E questo semmai può essere il grande rischio. Però io ripeto, penso che la grossa responsabilità ce l'abbiano coloro i quali diffondono la cultura, la vera ignoranza, la vera irresponsabilità sia in loro, perché i ragazzi, ne vedo tantissimi, insomma, sono sempre molto appassionati, hanno il loro approccio, cioè c'è chi si avvicina da Star Wars, chi si avvicina da una serie TV, Ritorno al Futuro, il film o Stranger Things più che Ritorno al Futuro in questo momento, cioè si avvicinano al cinema. Per esempio, tu mi citavi Carpenter, per me è stato un ingresso al cinema, cioè io ho cominciato ad avvicinarmi ai grandi autori capendo la complessità di John Carpenter, e solo che manca proprio un'alfabetizzazione generale, la TV non fa il suo dovere, l'inaccessibilità di certi film, anche di certe piattaforme. Io quando vedo l'offerta di film di certe piattaforme dicono c'è tutto, mi sembra che ci sia pochissimo, cioè c'è più roba. Netflix, questa roba qua. Non voglio entrare adesso nel merito di una specifica piattaforma, insomma, le fai tutte, adesso mi la responsabilità. Certo. Sì, assolutamente. Certo. Cioè, qualsiasi cosa io dica in maniera o nell'altro, insomma, certo. È vincolante, cioè mi comprometto in un modo o nell'altro.
cioè della serie ci sono più film sul tavolo, sulla scrivania che su una piattaforma, cioè vanno su ciò che piace, però se tu non gli proponi qualcos'altro come faranno a conoscerlo ed eventualmente ad apprezzarlo? E non è, ripeto, un problema più ormai di serie A, serie B, perché se, come dire, la serie B è diventata A da molto tempo. E questo che dice è molto, tanta, molto positivo, ne prendo atto. Sì, proprio, c'è proprio senso dell'abbandono. Io quando vedo film che costano un euro, grandi film in DVD su una bancarella, un euro, ti fanno un'offerta, 5 euro. Il grande film costa poco, il piccolo film invece costa tantissimo. No, perché voglio dire, ti può cambiare la vita. C'hai una cosa lì che ti costa 3 euro, che potrebbe essere la rivoluzione, la svolta della tua vita. Vero. E proprio è l'indifferenza. Credo che giochi anche molto il fattore me lo posso procurare il film, no? Certe volte mi dico, dove posso trovare questo film? Hai provato, certo, in un negozio che li vende, non so, hai cercato dove, nella salumeria, com'è che non lo trovi? Però anche lì, costa un euro, vedi tu. Sono dei registi, per esempio l'anno scorso volevo andare a vedere l'ultimo uscito di Lars von Trier, La casa di Jack, ebbene le grandi multisale non l'hanno trasmesso. Cioè, per dire che ci sono registi, cioè l'Antimos, il cui film del 2003, se non erro, sta andando in questo periodo al cinema. Cioè dal 2003 lo mandano adesso in Italia, cioè registi molto particolari, molto in gamba, diciamo, della cinematografia attuale, che non vengono in qualche modo diffusi anche nelle sale. Quindi anche questo poi è il dramma, che tu non conosci perché non ti viene diffuso. Le ultime pellicole di David Lynch, altro regista che amo, e adesso entreremo anche in merito di Lynch, perché insomma sono state prodotte con appunto i soldi, il finanziamento di francesi, tedeschi. Perché? Perché è chiaro che un regista che ti fa un film come Mulholland Drive, come Cuore Selvaggio, che ti fa una serie che si chiama Twin Peaks, o semplicemente che ti esordisce con Erased, che è già l'esordio, insomma, è un po' il sunto della sua, secondo me, cinematografia. Chiaro che un produttore italiano ci pensa bene, ma sempre per quel nesso cui accennavo prima con il pubblico. Un pubblico non abituato, un film come Erased, non riuscirebbe a digerirlo, ma non solo a comprenderlo, ma a percepirlo, proprio perché manca l'abitudine, e quindi il produttore non gli dà i soldi. Anche un regista che ha molto da dire, certo, lo fa in una maniera particolare. Quindi le chiedo intanto, cosa ne pensa, così, molto semplicemente, di Lynch? Come legge lei il cinema di David Lynch? E io brevemente mi limito a dire che, avendo visto e rivisto tutti i suoi film, 10, quindi non è un'impresa molto difficile, uno al giorno. Sempre nei 4 anni. Sempre nei 4 anni, sì, ma poi chiaramente ce ne sono molti altri, ma insomma non li citiamo, sennò sembra che... E Lynch è un cinema che io definisco, chiaramente onirico, ma è già stato definito così da molti, da tutti, forse anche da lui stesso, è un cinema sensoriale per me. Cioè un cinema, appunto, no, tornando a quel discorso di interpretazione, è un cinema che va a pelle. Cioè uno come Lynch o lo ami alla follia o lo detesti, nella mia esperienza. Io lo amo, e a parte la parentesi del film che ha fatto nell'84, di cui adesso ignoro noi, ma mi verrà in mente, che è l'unico che in realtà è suo, ma è come se non fosse suo, che vabbè, poi mi verrà, lo citerò. Gli altri nove film, compreso anche Una storia vera, sono secondo me dei grandi film. E per me è cinema sensoriale, cinema che ti scava in profondità, ti fa guardare dentro. Per molti, l'altra volta parlavo con un mio amico scenografo, lui ha detto che Lynch è un paraculo. Perché con la scusa dell'inconscio, con la scusa dell'interpretazione, ti può dire tutto. Ma quello è un modo intelligente di essere paraculi, in un certo senso. In un'altra ottica, secondo me, è proprio il genio. Cioè il genio che ti fa capire qualcosa, ma in maniera più complessa. Un po' come Dario Argento, che in Profondo Rosso ti fa già vedere l'assassino all'inizio, e poi il rallentatore lo vedi nello specchio. Aspetta, sulla sinistra. Aspetta, che stai per fare... spoileraggio, che miseria. Vabbè, vedi tu, fermati qua, ecco. Vabbè, però lei ha capito, no? Cioè, sì, nel senso, concludo no, dicendo, no, che dico, cioè per Profondo Rosso più che altro, dicendo che se, diciamo, come Caparezza, no? Dicendo fondamentalmente che se, per l'appunto, cioè non si dà modo a un regista di esprimersi liberamente, anche attingendo a un canone
che può essere antipatico, no? L'inconscio, però vuol dire che non ci si vuole aprire a un certo tipo di lettura. In ogni caso, cosa ne pensa lei di Lynch? Come penso... legge il cinema di Lynch e se le piace? Io, no, il cinema di Lynch non è che posso dire mi piace, non mi piace, esiste, a prescindere, io non esisto, cioè esistono quei film, io non esisto. Quindi io posso ammirarli perché esistono, non credo che si possa esprimere un giudizio sui film di Lynch. Un giudizio suo, nel senso lei di fronte allo schermo vede no, Lynch e reagisce in un certo modo, ha un certo tipo di... Tu vedi un film, un quadro di Jackson Pollock, non è che dici mi piace, non mi piace, io non parlerei con lo scenografo amico tuo più di tanto, insomma, cioè, seleziona anche le persone con cui fare conversazione, perché non ha senso, cioè... I film di Lynch ci sono, cioè Velluto Blu, cioè tutti quelli che vuoi Lynch. Citare, ma non, cioè sono lì, non puoi che prenderne atto di questa grandezza, no? Elephant Man, ho comprato un cofanetto che c'ha pure il pop-up. Bellissimo. Cioè si apre, addirittura c'è il castello. Tornato al cinema per i suoi 40 anni, no? Sì, qualche sì, giorno sì, no, fa. Un'edizione di lusso, non sai più che altro prenderti, ti manca solo, che ne so, l'autografo... di John Hart, che ne so, sai più che altro prendere, perché, come dire, è chiaro che siamo di fronte a un grande autore e mi sembra anche che abbia fatto le sue scelte molto liberamente, cioè quando le sue visioni sono state sono andate d'accordo con il mercato hollywoodiano, bene. Lui ha fatto, quando ha trovato altrimenti fondi per fare film più piccoli, cioè un artista poi ha anche il diritto di avere un pubblico più ristretto, è un fatto di libertà, sono tanti i pochi spettatori rispetto a un blockbuster, però sono anche scelte, cioè mi sembra molto libero, l'importante è che non abbiano la frustrazione, parlo in generale, non sto parlando certo di Lynch che non ha proprio frustrazioni, che non abbiano la frustrazione, vorrebbero avere il pubblico mondiale quando hanno un pubblico più ristretto, cioè è un po' come anche il cibo, cioè, ci sono cibi che fanno bene, che hanno un pubblico ristretto e cibi che ahimè fanno male, che hanno una diffusione enorme, però diciamo i dolci e i broccoli, cioè più o meno no, questo. I dolci cioè, sì, però diciamo i dolci di carne, i dolci industriali con poco zucchero, ecco, i broccoli che siano anche alle molto amati, no? Cioè come noti i broccoli sono il cibo preferito. Sì, diciamo David Lynch un broccolo. Esatto. Fa molto bene a... Un broccolo, forse una verza, non lo so, un qualcosa. Vabbè, comunque sì, ci siamo un carciofo. Se sentite le risate, appunto, è il famoso pubblico che sta assistendo. Ecco, io ho capito quello che lei vuole dire. È molto bio, ecco. Cioè lei è molto onesto e molto umile in quello che dice. Io in questo forse ammetto di essere meno umile, nel senso che io ritengo... Ma tu da 4 anni, quindi adesso frequenti... Sì, no? Sì, esatto. Per esempio una cosa... No, già, ma io l'ho detto 4 anni. Una cosa molto sconsigliata è parlare di cinema, proprio lo... Cioè i film ci sono a prescindere dalle persone che ne parlano. Tu non attaccare il bottone, dici ecco, discutere di... Che so, il cibo, insomma, quello è già più interessante. È più interessante. Ma io sono d'accordo con lei, solo che io mi permetto di sottolineare questo, secondo la mia visione ovviamente, è un confronto, è bello anche far emergere differenti posizioni. Io sono d'accordo con lei sul fatto che l'opera c'è. L'opera esiste, io sono andato al cinema a vedere It 2, per mia disgrazia, perché non ho dormito dalla rabbia. Perché io ho comprato anche la maschera di Pennywise. Questo non lo posso raccontare perché è un regalo per mia moglie. Per me, lo guarderà magari dopo. No, io, It 2 è un film per me inconcepibile. Cioè un film che non è possibile. No, non è possibile, professore, su questo. Senti, è un film bruttissimo. Una sala con i ragazzi. Sì, che ridevano. Con te, ma no, erano contenti. No, ridevano, ma allora, l'horror, no? Perché ama l'horror. Cioè lei va a vedere un film, no? Io non dico adesso che deve essere Il Presagio, il capolavoro dell'Esorcista, e nemmeno quel capolavoro che... Questo è molto di nicchia, che è Possession di Zulaski, non so se lo conosce, ma è un capolavoro assurdo. Beh, non dico che deve essere quella roba lì. Ma qui stiamo parlando... L'abbiamo presentato in un circolo, a Macerata, ha chiuso il circolo. Allora, Possession, per chi non l'ha visto, appuntatelo, è uno dei film più inquietanti mai realizzati. È inquietante, è più che inquietante, ma è perturbante. Però non dico altro perché guardatelo. A parte questo, quindi... It 2, insomma, molti sono arrabbiati perché avevo fatto una recensione molto positiva, però in realtà io, a parte che non è positiva perché ormai da un po' di tempo non le faccio, la faccio, e quindi ho cercato di capire quello che è sostanzialmente quel film. Poi io trovo molto positivo che i ragazzi vadano a Cina, poi alla fine sono loro che fanno incassare i film. Sì, ma se fanno incasare quei film lì, poi la categoria... No, le chiavi, l'ingresso al cinema
è sempre una cosa positiva. Se It 2 diventa il film che mi ha fatto avvicinare al cinema, poi da quello è confrontato in quel caso lì magari, il precedente sì, It, poi dentro c'è anche Stephen King che fa una particina, c'è Peter Bogdanovich, cioè The Shining magari. Caspita. Sì, ma va benissimo, io non sono contrario a qualsiasi porta di sia quella che ti fa entrare nel cinema. Io ripeto, ecco, una cosa che bisognerebbe evitare di fare sono le classifiche. E tu stai non le piacciono? No, perché poi fai attacchi bottone con persone cioè litighi con persone a cui vuoi anche bene, cioè non te ne frega niente che esistono, però attacchi, fai questa cosa. Io non ho mai litigato. No, parlavo appassionatamente. Sì. Cioè persone, fai delle strade conversazioni con delle persone. Sì, per strada, sì, ma quello... Perché io non vado ai festival da un po' di tempo, perché poi si esce e si discute se il film ti è piaciuto. Non lo so, invece io vorrei trovare una buona pizzeria, cioè dopo, perché che non sia proprio quella troppo vicina. Cioè... La conversazione sul film è un po' come se discuti della squadra di calcio. Cioè fine a se stessa. È un po' perversa, non so... Ma guardi, io le stavo dicendo... Tu non infatti, dici, poi sono... che bello Botticelli, ma sai, io un po' preferisco Magritte. No, ma io mi stavo... No, ma a te piace Botticelli, ma come fai? Mi sono ingarbugliato schifo. Poi, no? Però in realtà volevo dire questo. Io sono d'accordo con lei sul fatto che l'opera c'è, e in qualche modo esiste, cioè, per cui il film di Terry Gilliam, Brazil, bellissimo secondo me, c'è, esiste. Ma infatti il mio non è un dire il film non ci dovrebbe essere o dovrebbe essere diverso, no, partendo da quel film lì dico cosa penso senza fare classifiche, cioè traducendo quello che in me ha suscitato, quindi interpretando quello che l'ho appena detto. No, facciamo, ti faccio questo. Un esempio, ti faccio quella cosa, provo ad applicare quella cosa che ti ho detto prima. Che vuol dire non mi piace? Ti dico, non è che io proprio impazzisca e mi strappi i capelli, certo, per It 2, però significa che tu sei andato con delle aspettative, forse perché hai visto il primo, sì, non visto, il primo, non visto il numero uno, cioè la prima volta che è stato portato sullo schema, hai visto, sì, altri film tratti da Stephen King, però Andy Muschietti ha fatto quel film. Allora, tu devi vedere quello che è, non quello che vorresti. Poi voglio, esatto, dire, sì, ci sono cose che ti convincono di più, però è un fatto molto personale. Io, ripeto, penso che abbia portato un sacco di spettatori al cinema che dopo aver visto il primo hanno visto il secondo con molto interesse, ovviamente va visto in una sala dove si vede molto bene il film. Suggerisco anche di vederlo sottotitolato, cioè in lingua originale, che è ancora sottotitolato, sì, poi uno si legge il romanzo. Per esempio mia figlia, insomma, ha letto It come suo primo romanzo, cioè questa poverina mi faceva tenerezza, insomma, si leggeva questo bellissimo romanzo però di 1000 pagine, cioè non è proprio il primo romanzo che leggeresti per semplificarti la vita. Quindi io vedo tutta questa concatenazione di cose come estremamente positiva. Io mi sono avvicinato per esempio agli horror vedendo Halloween di John Carpenter, no? E chiaramente ho Distretto 13. Però non ci vedi un po' di presunzione nel dire, vabbè, i miei tempi. Cioè io alla mia età sto proprio, voglio evitare qualsiasi cosa che possa essere classificata come ai miei tempi era tutto più bello, erano più bravi. Sì, sì, esatto. Già mi sento quasi disfattista. No, ma ragione, mi sento sfigato, proprio sento che hanno già creato gli studenti o mia figlia, gli amici, un gruppo che mi sta dando del cretino. Cioè io, no, ma capito cosa dice lei. Ma sì, non diffondiamo troppo la notizia, cioè... Evitiamo tutto ciò che può ricadere nell'invenzione della tradizione, perché tanto ai tempi in cui io scoprivo John Carpenter qualcuno, come dicevi tu, giustamente, certo, diceva che era di serie B, poi vai a vedere e torni indietro e qualcuno diceva che era di serie B Hitchcock. Allora, come dire, Hitchcock. Sì, utilizziamo, come dire, una categoria proprio inclusiva, secondo me, che è molto importante, per cui capiamo quello che stiamo vedendo e soprattutto se gli spettatori vanno al cinema, qualsiasi film ce li ha portati, ha fatto sicuramente un gran lavoro. Diceva una persona che su cui sto lavorando, insomma, che stimo moltissimo, lo diceva a proposito delle canzoni di Sanremo, sì, se è arrivata prima, insomma, un po' se lo merita, qualcosa deve aver fatto, certo, ha suscitato per avere qualcosa successo nel pubblico. E quindi bisogna avere anche molto rispetto del successo. Poi dispiace anche per certe cose che sono molto belle, che per ragioni varie, complesse, concatenate, non hanno successo, però voglio dire,
insomma, è nell'ordine delle cose, cioè se vai a, ti sarà sicuramente capitato di andare ai festival dove ci sono i fumetti, quindi ci sono i fumettisti che stanno disegnando, firmando le copie, vedi che c'è una fila se, con Zero Calcare, con Mattotti, e altri c'è nessuno. E altri sono probabilmente molto bravi, però stanno lì, nessuno gli va a chiedere l'albo con la firma. Io auguro a quelli, non è che me li posso proprio comprare tutti per ragioni così di solidarietà, dovrei andare via con un camion, però capisci che forse potrebbe capitare anche a lui di avere la fila per il firmacopie, glielo auguro, e poi quando capiterà a lui se ne fregherà di quelli che come lui stanno senza nessuno che gli chieda la firma. Come è nell'ordine delle cose, se sei un artista sai a cosa vi incontro, se poi sei un autore cinematografico e hai deciso di entrare, diciamo, nel circolo cinematografico, nell'alveo cinematografico, devi mettere in conto tutta una serie di cose. Se fai un cinema molto artistico, dove l'aspetto artistico è molto rilevante, devi accettare l'idea, devi considerare che potresti non essere compreso subito. C'è stato un periodo in cui Lynch era di moda, poi è passato di moda, cambiano le generazioni, però va bene così. Insomma. Prima citavamo un Malick, viene in mente un altro, Michael Haneke, altro grande regista da me molto amato, che è ugualmente molto intellettuale, molto sottile, in qualche modo è un cinema, penso anche molto perturbante, La pianista, un film bellissimo sulle perversioni, sulle fobie, sul panico, sulle ossessioni, e che chiaramente in questo senso ha una ricezione minore, ma non per questo, appunto, come dice lei, bisogna perdere le speranze. Ecco, e poi un'altra questione sul cinema, sui registi, il rapporto con la politica. Il cinema in qualche modo ha sempre un riferimento con la politica, ma la politica non va intesa, secondo me, come per lo più si tende ad intendere oggi, come partitocrazia. Cioè non è politico un film che parla espressamente di politica, cioè non è politico todo modo perché parla di Aldo Moro, no? Per intenderci, ma è politico un film anche, per esempio, dell'orrore, ma anche una commedia, è politico un film come Il sorpasso di Dino Risi, ecco, passando dall'horror alla commedia, così come è politico quel borghese piccolo, un borghese piccolo piccolo, è un capolavoro, perché parla della società in cui si vive, perché fa trapelare neppure delle sottili ma molto intense critiche alla società. Quindi qual è secondo lei il nesso fra il cinema e la politica e quanta politica c'è all'interno del cinema, non soltanto di genere, ma anche cinema che apparentemente è distante, apparentemente, ripeto, dalla politica, che può essere un film, magari una commedia o qualcosa a che fare con l'intrattenimento, per esempio un Polanski. Cosa ha a che fare la trilogia dell'appartamento di Polanski, appunto, tra cui i bellissimi Rosemary's Baby e L'inquilino del terzo piano, cosa ha a che fare con la politica? Però se leggiamo da un punto di vista semiotico l'appartamento come la nostra la protezione in qualche modo, i vicini di casa come la minaccia, come il superamento in qualche modo di un confine, o anche sempre nell'horror Romero, celebre per il suo per la contaminazione con la politica. Quindi qual è il nesso, diciamo, tra il cinema e la politica? Sì, a grandi linee, ovviamente. No, penso che ci sia un'equazione, cioè ogni film compie delle scelte politiche, ogni film è un atto politico, chiaramente non l'ho detto neanche io. Ci sono dei film che assumono l'argomento politico o diciamo, l'obiettivo politico come priorità, altri che, come dire, rientrano in questa scelta politica a prescindere, cioè anche se un regista si dichiarasse non politico, che quella sua affermazione sarebbe un'affermazione politicamente rilevante, però ci sono dei film che ne fanno l'argomento, ne fanno l'obiettivo, la politica, fanno proprio un lavoro, svolgono un'attività politicamente coerente, diretta, ecco. Allora in quel caso l'aggettivo politico tende a circoscrivere, altrimenti dobbiamo considerarla una categoria illimitata, cioè un film che va in sala a Natale, ti propone le vacanze. Cinepanettone, via. Sì, insomma, che adesso non se ne fanno neanche più di quel tipo lì e non sono più particolarmente fortunati al botteghino, ma insomma, certo che faceva una scelta politica.
Mario Camerini faceva film durante il ventennio fascista, come se il fascismo non ci fosse, ma questa scelta di non includere proprio riferimenti al fascismo era una scelta politica. Come anche oggi, se volessimo seguire il filone, scuola di Francoforte, la visione che aveva anche Adorno, Horkheimer, loro molto critica nei confronti del cinema, però ecco, estrapolandola e applicandola a un certo tipo di film e a un certo tipo di registi soprattutto, potremmo dire che c'è una continuità fra quella che è la nostra società e le scelte stilistiche, contenutistiche del film e dei vari registi. Quindi non si esce dalla politica, torniamo quasi a Platone, no? La politica è, come dire, è preoccupazione per la collettività, credo che questa sia una cosa molto alta. Certo, la politica poi nella pratica quotidiana è diventata una cosa da cui quasi ci si tiene lontani, peggio, da cui si mantiene il distanziamento sociale. Così avviciniamo anche, ci si avvicina, i primi piani, si avvicina alla conclusione, ci avvicina in maniera molto artigianale e quindi abbiamo veramente pochissimi minuti, quindi gli ultimi minuti, qualche nome di regista, qualche grande regista. Lei ha citato prima uno dei più grandi, Alfred Hitchcock, no? La fase americana, il periodo in cui stava in Gran Bretagna, tutta la riflessione sull'inconscio, sulla psicanalisi, sulla paura, c'è tutto, il tema del doppio, effetti, l'effetto vertigo, invenzioni stilistiche, tecniche, sempre in quattro anni, ah, ma io ho visto veramente moltissimo. Per esempio, Hitchcock ha questa contaminazione bellissima con la commedia. È noto come maestro del brivido, ma non leggo spesso, chiaramente non nelle riviste specializzate, la contaminazione con la commedia. L'elemento, e non mi riferisco soltanto a quei film più vicini palesemente alla commedia, tipo La congiura degli innocenti, bellissimo, ma anche a film come L'uomo che sapeva troppo, Uccelli, c'è anche lì l'elemento legato alla commedia. Anche nella Donna che ho visto due volte c'è un po', in qualche modo, la sfiga. L'uomo che viene perseguitato, Uccelli, no, dalle forze della natura. Non c'è qualche elemento di commedia? Esatto, due parole che senti insieme. Come la intende lei? Poi mi dirà. Sì, la commedia, come dire. Allora, c'era una cosa che diceva John Landis, che abbiamo. John Landis. Che però può andare benissimo. Un lupo mannaro americano. E lui spiegava che ha fatto un horror a tutti gli effetti, ma la gente poi al cinema ride perché? Perché se. Queste parole aperte virgolette più o meno. Di Landis. Diceva, se io ti dico che nella metropolitana di Londra ieri sera ho sbranato delle persone, come reagisce la persona? Si mette a ridere. Ecco, la risata dello spettatore, quindi l'effetto commedia, nasce dall'incredulità, che può far paura o far ridere, ma sono due reazioni quasi equivalenti, quindi, per cui c'è una scena di un lupo mannaro americano a Londra dove, insomma, i non morti si danno appuntamento in un cinema pornografico, Cina Luci Rossa, Piccadilly Circus, perché devono dire al lupo mannaro di uccidersi. Esatto, perché, sì, sì. Cioè, e ci sono proprio le scene del film pornografico che ha girato John Landis, un finto film pornografico, che sono gli intermezzi tra un atto sessuale e l'altro. Allora, mentre questi parlano di una cosa molto seria, scherzano a modo loro, c'è anche questa scena in cui c'è un tizio che entra e dice ai due che stavano amoreggiando, ti ho detto di non fare quelle cose, e uno risponde, ma io non ti conosco. Allora c'è, e dice, no, non dico a te, dico a lei, e lei dice, io non ti conosco, chiedo scusa, va via, riprende la musichetta, e questi riprendono e presumibilmente ad amoreggiare. Allora, come reagisci di fronte a questo? Perché un film dell'orrore è anche abbastanza spietato, cioè proprio, sì, quelle scene della trasformazione, ridi perché prese tra l'altro un Nobel, se non erro, l'effettista che fece un Oscar. L'Oscar, sì. Sì, Rick Baker, mi sembra, sì, fosse, sì. Cioè, come dire, non c'è film che faccia paura che non sia anche una commedia poi di fondo. Cioè, se non scherzi un po', ci sono i film dove non si scherza proprio, però è chiaro che è inevitabile allentare un po' la tensione per poi farla risalire, farla impennare. Questo, come dire, Hitchcock lo faceva spesso. Beh, io ti ho citato Hitchcock, credo che almeno 400 registi dovrebbero essere la priorità. Sì, lui è stato un po' la scelta, proprio la prima scelta, ne dobbiamo citare 400. Poi io avrei voluto citarne altri, ma il tempo è scaduto, ma avremo modo
rincontrarci, magari fare altre conversazioni, perché poi parlare di cinema in questo senso, in quest'ottica, è bellissimo. Avrei citato più approfonditamente anche Polanski, per esempio, ma purtroppo Polanski. Un altro grande, ma è anche Terry Gilliam, perché Terry Gilliam, per esempio, è molto politico, però è anche molto apparentemente leggero, più legato all'avventura, a qualcosa che però ha dato prova di film particolarmente, penso per esempio a Tideland, si pronuncia così, Il mondo capovolto, Tideland, Il mondo capovolto, che insomma è veramente inquietante, cioè per essere quasi una così un film d'avventura, sta ragazzina con il padre morto nella sedia per overdose, che insomma, ma anche l'ultimo del Zero Theorem, anzi no, il penultimo, perché poi ha fatto Don Quixote. E quindi io, professore, che dire, la ringrazio. Rientrano nei 400 di qui sopra. Sì, esatto, rientrano in quelli, sì, in questi 4 anni, tutto quanto. E che dire, siamo veramente agli sgoccioli, quindi non ma so... Ma te li fai da solo i primi piani? No, in realtà no, lo faccio perché sto... Ti fai le zoomate, diciamo. Sì, esatto, è l'artigianalità del cinema, appunto, di questo pseudo-cinema che sto realizzando. Va bene. E la ringrazio per la disponibilità. Mi piace per gli spettatori che no sono... ma saranno stati sicuramente molto attenti e magari recupereranno, ecco, mi raccomando, ecco, anche gli italiani, perché tra gli italiani, vabbè, a parte Di Norisi, Comencini, insomma, anche Monicelli, quelli che no, quelli escludi tutti gli altri schifoso. Quelli più importanti. E poi, ecco, visto che abbiamo citato Elio Petri, a parer mio, questo non conta niente, però io mi sono innamorato di un attore italiano che mi piace moltissimo, che è morto purtroppo, un gigante. Lo cito perché magari ci sta... Sento che Gianmaria Volonté qualcosa mi dice. Gianmaria Volonté, che è un attore che... qual era quel film su Sacco e Vanzetti? Sì, però quello è Giuliano Montaldo. Sì, no, c'era un film suo dove lui interpretava... Porca miseria, era un processo in cui c'era praticamente l'attore dietro che si è messo a piangere... al termine delle riprese, parlando con Gianmaria Volonté, ma perché piangi? Perché tu mi fai piangere? Perché un attore talmente magnetico. Ma è un film con c'è del processo? Ricordo il titolo del film, però c'è. Cosa, non è fuori onda? No, c'era. C'è Gianmaria Volonté, ma poi glielo dirò. Ah, può essere Sacco e Vanzetti, sì. Perché è di, però è di Giuliano Montaldo. Pensavo che tu avessi detto di Elio Petri, quindi mi scusi. No, non è di Elio Petri. Lui recita, esatto, è Gianmaria Volonté. E Riccardo Cucciola, che vinse anche il premio. Che vinse il premio. A Cannes. Va bene. L'ultimissima domanda. No. Un film, se proprio lei dovesse consigliare, domanda No, se difficile. Me ne fai uno non ci riesco. Viene un ragazzo, un film che posso vedere per iniziare, proprio un po' come se uno chiedesse a me un libro per iniziare, diciamo, lo studio della filosofia. Un film. Ah, no, è più facile. No, è un film, questo è il cinema, un film. E dai, dammi almeno delle indicazioni. 10 film in tutto l'arco della storia. No, ci complichiamo. No, nel senso che lei sceglie. Questo ragazzo che problemi c'ha, che ha bisogno. Allora, lei immagina. No, dai, scherza. Lei veda un film, secondo lei, con cui si può iniziare, il Mago di Oz, visto che lei l'ha bene. Va bene anche il Mago di Oz. Potrebbe andare bene? Assolutamente. Potrebbe andare bene? Sì, tranquillo. E allora guardate anche il Mago di Oz. Io la ringrazio. È lui però che ha suggerito il Mago di Oz. Sì, perché lei non veniva, io non veniva. No, ma figo, ci ho fatto una puntata in Rai su... Sì, sul Mago di Oz. Ma va bene, cioè può quindi essere... Quindi non... It 2. Non consiglierebbe il posto delle frane, ma assolutamente il posto delle frane. Va bene, fare quello che vuoi. Allora, grazie. No, guarda, io vi invito. Se volete farvi del male, guardatelo. Io personalmente vi sconsiglio la visione, ma fate voi. Allora, professore, io la ringrazio. Da Macerata, Anton Giulio Mancino, docente di semiologia del cinema, storia del cinema, all'Università di Macerata. Molto, molto gentile, molto simpatico, molto disponibile. Aspettiamo i vostri commenti e ovviamente anche i commenti e le riflessioni. Io mi dissocio. Pacati, poi riferirò al professore. Va benissimo, dai. Grazie. Salve.